La lingua è scompagniera dell'imperio. Questa frase dell'umanista spagnolo Antonio de Nebrija, vissuto fra il XV e il XVI secolo, vuole sintetizzare la relazione esistente fra egemonia linguistica ed egemonia politico-militare. Quella stessa relazione che indusse il generale francese Louis Lyautey, ministro della guerra durante il primo conflitto mondiale, a definire la lingua di uno Stato come un dialetto che ha un esercito e una marina. Al medesimo ordine di idee si ispirò successivamente il generale Jordis von Lothausen, quando sostenne la necessità di porre la politica linguistica sullo stesso piano della politica militare, affermando letteralmente che i libri in lingua originale svolgono all'estero un ruolo talvolta più importante di quello dei cannoni. Secondo il geopolitico austriaco, infatti, la diffusione di una lingua è più importante di ogni altra espansione, poiché la spada può solo delimitare il territorio e l'economia sfruttarlo, ma la lingua conserva e riempie il territorio conquistato. L'affermazione del generale von Lohausen potrebbe essere illustrata da una lunga serie di esempi storici, a partire dal caso dell'Impero Romano, che tra i suoi fattori di potenza ebbe la diffusione del latino, una parlata rurale che con lo sviluppo politico di Roma diventò in concorrenza col greco la seconda lingua del mondo antico, usata dai popoli dell'impero non perché costretti, ma perché indotti a ciò dall'autorità e dal prestigio di Roma. Da principio il latino servì alle popolazioni assoggettate per comunicare coi soldati, coi funzionari, con i coloni. In seguito diventò il segno distintivo della comunità romana. Tuttavia, allo spazio imperiale romano, che per mezzo millennio costituì un'unica patria per i popoli stanziati fra l'Atlantico e la Mesopotamia, fra la Britannia e la Libia, non corrispose un'unica lingua. Il processo di latinizzazione fu più lento e difficile quando i romani si trovarono a contatto con i territori sui quali si parlava la lingua greca, espressione e veicolo di una cultura che godeva negli ambienti della stessa elite romana di un prestigio superiore. Quello romano fu dunque in sostanza un impero bilingue. Il latino e il greco, in quanto lingue della politica, della legge, dell'esercito, oltre che della filosofia, delle lettere e delle religioni, svolgevano una funzione sovranazionale, alla quale non potevano adempiere gli idiomi locali dell'ecumene imperiale. Sicuramente è pressoché impossibile separare con una netta linea di demarcazione il dominio del latino e quello del greco all'interno dell'impero romano. Tuttavia, possiamo affermare che la divisione dell'impero in due parti e la sua successiva scissione avvennero lungo una linea di confine coincidente grosso modo col confine linguistico, che tagliava a metà sia i territori europei sia quelli nordafricani. È proprio lungo questa linea di confine, di questa vecchia linea di confine linguistico, che in Libia si è recentemente prodotta la frattura che ha separato di nuovo la Tripolitania dalla Cirenaica. In seguito, nell'età medievale, la carta linguistica dell'Europa ci presenta una situazione che Dante descrive identificando tre distinte aree: quella del mondo germanico, alla quale Dante annette anche slavi e ungheresi, quella di lingua greca e quella degli idiomi neolatini. All'interno di quest'ultima egli può ulteriormente distinguere le tre unità particolari rappresentate dal provenzale, lingua doc,
dal francese, lingua d'Oïl, e dall'italiano, la lingua del sì. Ma Dante è ben lungi dall'usare l'argomento della molteplicità e della varietà linguistica per sostenere la frammentazione politica. Al contrario, egli è convinto che solo la restaurazione dell'unità imperiale può far sì che l'Italia, il bel paese là dove si suona, possa tornare ad essere il giardin dell'impero. E l'impero ha la sua lingua, che è il latino, poiché, come dice lo stesso Dante nel Convivio, lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile. In un'Europa linguisticamente frammentata, frazionata, che il Sacro Romano Impero avrebbe voluto costituire in unità politica, una potente funzione unitaria fu svolta proprio dal latino, sia dal latino volgare, sia dal latino scolastico, la lingua di cultura della Res Publica Clericorum. Fra tutti gli idiomi neolatini, l'espansione maggiore è stata raggiunta dalla lingua castigliana. In seguito all'emanazione della bolla di Alessandro VI, che nel 1493 divise il nuovo mondo tra spagnoli e portoghesi, il castigliano si impose nelle colonie appartenenti alla Spagia, dal Messico fino alla Terra del Fuoco. Ma anche dopo la loro emancipazione, i singoli stati sorti sulle rovine dell'Impero delle Americhe mantennero il castigliano come lingua nazionale. Ragion per cui oggi l'America Latina possiede una relativa unità culturale e il dominio linguistico spagnolo si estende anche ad una parte del territorio statunitense. Per quanto riguarda il dominio dell'altra lingua iberica, a testimoniare l'estensione dell'area coloniale che in altri tempi appartenne al Portogallo, sarebbe sufficiente ricordare che dall'idioma di Camões ha tratto origine il maggior numero di varietà creole, considerando anche quelle estinte in via di estinzione, dal Capoverde a Goa a Macao fino a Giava. Tra gli stati che hanno raccolto l'eredità lusofona si impone oggi il paese emergente rappresentato dalla prima lettera dell'acronimo BRICS, ossia il Brasile, con i suoi 200 milioni di abitanti, a fronte dei 10 milioni e poco più che vivono nell'antica patria europea. Quanto al francese, la sua espansione extraeuropea come lingua nazionale, invece, è stata inferiore a quella che esso ha avuto come lingua di cultura e di comunicazione. Infatti, se il francese è la quinta lingua più parlata nel mondo per numero di locutori, circa 250 milioni, ed è la seconda più insegnata come lingua straniera, si trova invece al nono posto per numero di individui madrelingua, circa 70 milioni. Circa 130 se si aggiungono anche gli individui bilingui. In ogni caso, il francese è l'unica lingua che si è diffusa come lingua ufficiale in tutti i continenti. È lingua di scambio in Africa, continente che annovera il maggior numero di entità statali, più di una ventina, in cui il francese è lingua ufficiale. È la terza lingua nell'America del Nord. È usata anche nell'Oceano Indiano e nel Pacifico Meridionale. Gli stati e i governi che a vario titolo hanno in comune l'uso del francese sono raggruppati nell'Organizzazione Internazionale della Francofonia, fondata il 20 marzo 1970 con la Convenzione di Niamey. Eminentemente eurasiatica è l'area d'espansione del russo, lingua comune e ufficiale di uno stato multinazionale che,
pur nel succedersi di fasi storiche e politiche che ne hanno cambiato la dimensione territoriale, rimane il più esteso sulla faccia della terra. Se la lingua russa poteva essere glorificata da una rivista sovietica come, cito, lo strumento della civiltà più avanzata, della civiltà socialista, della scienza progressista, la lingua della pace e del progresso, lingua grande, ricca e potente, strumento della civiltà più avanzata del mondo, eccetera, eccetera. E se lo studio del russo era obbligatorio nelle scuole dei paesi del cosiddetto blocco socialista, dopo il 1991 lo statuto della lingua russa è cambiato non solo nei paesi dell'ex blocco socialista, ma anche negli stati successori dell'Unione Sovietica. Per quanto riguarda la Federazione Russa, la Costituzione del 1992 sancisce il diritto di ogni cittadino alla propria appartenenza nazionale e all'uso della lingua corrispondente. Inoltre, garantisce a ciascuna repubblica la facoltà di avvalersi, accanto alla lingua ufficiale russa, delle lingue delle nazionalità che la costituiscono. Se il russo è al primo posto per l'estensione del territorio dello Stato in cui è lingua ufficiale, il cinese detiene la preminenza per il numero dei parlanti. Usato da circa 1 miliardo e 300 milioni di persone, il cinese si presenta fin dall'antichità come un insieme di varianti linguistiche fra le quali primeggia il mandarino. Il mandarino del nord, che ha il suo centro a Pechino, è stato preso a modello per la lingua ufficiale dello Stato, parlata come lingua madre da più di 800 milioni di persone. Ufficialmente la popolazione della Repubblica Popolare Cinese, che nella sua Costituzione si definisce Stato plurinazionale unitario, consta di 56 nazionalità, ciascuna delle quali usa la propria lingua. Fra queste, la più numerosa è quella Han, 92% della popolazione, mentre le altre 55, che costituiscono il restante 8%, parlano almeno 64 lingue, di cui 26 hanno una forma scritta e sono insegnate nelle elementari. L'hindi e l'urdu sono le lingue predominanti nel subcontinente indiano, dove 10 stati dell'Unione Indiana costituiscono la cosiddetta cintura hindi e dove l'urdu è lingua ufficiale del Pakistan. La differenza evidente fra queste due lingue consiste nel fatto che la prima si serve della scrittura Devanagari, mentre la seconda fa uso dell'alfabeto arabo. Sul piano lessicale, l'hindi ha recuperato una certa quantità di elementi sanscriti, mentre l'urdu ha incorporato molti termini persiani. Per quanto riguarda in particolare l'hindi, si potrebbe dire che esso ha svolto nel subcontinente indiano una funzione analoga a quella del mandarino in Cina, poiché, formatosi sulla base di un dialetto parlato nelle vicinanze di Delhi, insieme con l'inglese, è diventato, fra le 22 lingue citate dalla Costituzione indiana, la lingua ufficiale dell'Unione stessa. L'arabo, veicolo della rivelazione coranica, con l'espansione dell'Islam si è diffuso ben al di fuori dei suoi confini originari, dalla penisola araba al Nord Africa, dalla Mesopotamia alla Spagna. Caratterizzato da una notevole ricchezza di forme grammaticali e da finezza di rapporti sintattici, inclina ad arricchire il proprio lessico attingendo vocaboli da dialetti e lingue straniere, l'arabo prestò il proprio sistema alfabetico a lingue appartenenti ad altre famiglie, quali il persiano, il turco e il citato urdu. Codificato dai grammatici e diventato lingua dotta del Dar al-Islam, del territorio dell'Islam,
L'arabo si sostituì al siriaco, al copto e ai dialetti berberi. Arricchì con numerosi prestiti il persiano, il turco, le lingue indiane, il malese e le lingue iberiche. Come strumento di filosofia e scienza, influenzò le lingue europee quando i califfati di Baghdad e di Cordova costituivano i maggiori centri di cultura ai quali poteva attingere l'Europa cristiana. Oggi l'arabo è studiato e usato in quanto lingua di pratica rituale nell'ambito di una comunità che oltrepassa il miliardo di anime. Come lingua madre, esso appartiene a circa 250 milioni di individui, stanziati su un'area politicamente frazionata che dal Marocco e dalla Mauritania si estende al Sudan, alla penisola araba e al Medio Oriente. A tale denominatore linguistico, l'uso della lingua araba, si sono richiamati i progetti di unità della nazione araba formulati nel secolo scorso. Arabo è colui la cui lingua è l'arabo, si legge ad esempio nello statuto del partito Ba'ath. In tutta la prima metà del Novecento, la lingua straniera più conosciuta nell'Europa continentale era il francese. Per quanto riguarda l'Italia in particolare, cattedre universitarie di inglese furono istituite solo nel 1918, alla fine della Grande Guerra. Alla conferenza di pace dell'anno successivo, gli Stati Uniti, che si erano ormai introdotti nello spazio europeo, imposero per la prima volta l'inglese, accanto al francese, come lingua diplomatica. Ma a determinare il successivo sorpasso del francese da parte dell'inglese fu l'esito della Seconda Guerra Mondiale, che comportò anche la penetrazione della cultura anglo-americana in tutta l'Europa occidentale. Dell'importanza rivestita dal fattore linguistico in una strategia di dominio politico non era d'altronde inconsapevole lo stesso Sir Winston Churchill, che il 6 settembre 1943 dichiarò: «Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono quelli della mente». Con la caduta dell'Unione Sovietica, nell'Europa centro-orientale liberata, l'inglese non solo ha scalzato il russo, ma ha anche soppiantato in larga misura il tedesco, il francese e l'italiano, che prima vi avevano un'ampia circolazione. D'altronde, l'egemonia dell'inglese nella comunicazione internazionale si è ulteriormente consolidata nella fase più intensa della globalizzazione. Così, i teorici anglo-americani del mondo globalizzato hanno potuto elaborare, basandosi sul peso geopolitico esercitato dalla lingua inglese, il concetto di anglosfera, definito dal giornalista Andrew Sullivan come l'idea di un gruppo di paesi in espansione che condividono principi fondamentali: l'individualismo, la supremazia della legge, il rispetto dei contratti e degli accordi e il riconoscimento della libertà come valore politico e culturale primario. Pare che il termine anglosfera sia stato introdotto dallo scrittore americano James Bennett. A suo parere, i paesi di lingua inglese guideranno il mondo nel XXI secolo, poiché l'attuale sistema degli stati è condannato a crollare sotto i colpi del ciberspazio anglofono e dell'ideologia liberale. Lo storico Andrew Roberts, continuatore dell'opera storiografica di Churchill, sostiene che il predominio dell'anglosfera è dovuto alla lotta dei paesi anglofoni
in difesa delle istituzioni rappresentative e del libero mercato contro i loro nemici, da lui indicati nella Germania guglielmina, nel nazismo, nel comunismo e nell'Islam. Meno ideologica la tesi dello storico John Laughland, secondo il quale, cito testualmente, l'importanza geopolitica della lingua inglese è rilevante solo in funzione della potenza geopolitica dei paesi anglofoni. La lingua, conclude Laughland, può rispecchiare la potenza politica, ma non la può creare. Qui, a mio parere, fra questi due punti di vista, la verità sta, se non nel mezzo, in mezzo. È vero che l'importanza di una lingua dipende spesso, ma non sempre, dalla potenza politica, militare ed economica del paese che la parla. È vero che sono le sconfitte geopolitiche a comportare quelle linguistiche. È vero che l'inglese avanza a detrimento delle lingue della cultura europea perché gli Stati Uniti sono oggi più potenti che non i paesi europei, i quali a loro volta accettano passivamente che sia consacrata come lingua internazionale una lingua che non appartiene a nessun paese dell'Unione Europea. Tuttavia, esiste anche una verità complementare. La diffusione internazionale di una lingua, contribuendo ad aumentare il prestigio del paese corrispondente, ne aumenta l'influenza culturale ed eventualmente quella politica. Un concetto questo che oggi sembra indispensabile esprimere mediante l'anglicismo soft power. A maggior ragione, il predominio di una lingua nella comunicazione internazionale conferisce un potere egemone al più potente fra i paesi che la parlano come lingua madre. Quindi, nel caso dell'inglese, ovviamente gli Stati Uniti e non la Gran Bretagna. Per citare di nuovo il generale von Lohausen, il vantaggio che gli Stati Uniti hanno ricavato dall'anglofonia è stato uguale per i loro commercianti e per i loro tecnici, per i loro scienziati e i loro scrittori, i loro uomini politici e i loro diplomatici. Più l'inglese è parlato nel mondo, più l'America può avvantaggiarsi della forza creativa straniera, attirando a sé, senza incontrare ostacoli, le idee, gli scritti e le invenzioni altrui. Coloro la cui lingua materna è universale, conclude von Lohausen, posseggono un'evidente superiorità. Il finanziamento accordato all'espansione di questa lingua ritorna centuplicato alla sua fonte. Nei secoli XVI e XVII, dopo che la pace di Cateau-Cambrésis del 1559 ebbe sancito la dominazione spagnola in Italia, la lingua castigliana, oltre ad essere usata dalle cancellerie di Milano e di Napoli, si diffuse nel mondo della politica e delle lettere. Il numero delle voci italiane e dialettali nate in quel periodo per effetto dell'influsso spagnolo è elevatissimo. Tra tutti questi ispanismi, però, alcuni furono usati solo in maniera occasionale e non si possono considerare come entrati nell'uso generale. Altri ebbero vita effimera e scomparvero senza lasciare traccia. Solo una minoranza entrò stabilmente a far parte del vocabolario italiano. In seguito alla pace di Utrecht del 1713, che segnò la fine dell'egemonia spagnola nella penisola italiana, l'influenza del castigliano sulla lingua italiana è stata di gran lunga inferiore a quello dei secoli precedenti. È lecito supporre che nemmeno il colonialismo culturale d'espressione angloamericana debba durare per l'eternità. Anzi, alcuni linguisti già prevedono che all'odierna fase di predominio anglofono seguirà una fase di decadenza. Essendo legato all'egemonia imperialistica statunitense, il predominio dell'inglese
è destinato a risentire in maniera decisiva della transizione dalla fase unipolare a quella multipolare, per cui lo scenario che si può ragionevolmente prefigurare è quello di un mondo caratterizzato dal multipolarismo linguistico. Diversamente dal continente americano, che presenta una netta ripartizione tra il blocco anglofono del nord e quello ispanofono e lusofono della parte centrale e meridionale, l'Eurasia presenta un panorama linguistico estremamente variegato. Per quanto riguarda in particolare la piccola Europa, sarebbe stato logico che i fondatori della Comunità Economica Europea, se proprio volevano rifiutare una soluzione monolinguistica, adottassero come lingue ufficiali, tra quelle dei paesi aderenti, le due o tre lingue più parlate nell'area, magari scegliendo, in previsione dei successivi allargamenti della Comunità Economica Europea, una terna di lingue che rappresentassero le tre principali famiglie presenti in Europa, la germanica, la romanza e la slava. Invece, l'articolo 1 del regolamento emanato nel 1958 indicò ben quattro lingue, francese, italiano, tedesco e olandese, come lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni della comunità, col risultato che le cosiddette lingue di lavoro furono praticamente tre, francese, tedesco e inglese, che poi ha soppiantato le altre. Il fallimento dell'Unione Europea impone di sottoporre ad un radicale ripensamento il progetto di unificazione. Se una nuova classe politica sarà chiamata ad affrontare questo compito storico, esso non potrà più eludere un problema fondamentale come quello della lingua.